Sei ancora convinto che ci saranno altri ingressi in ciurma? Sì, ma non perché lo dice Denis Amadio. Sono convinto che ci saranno altri ingressi in ciurma perché lo dice Eiichiro Oda. Facciamo però un discorso organico, così mi levo anche un sassolino dalla scarpa che è di un fastidioso che non avete idea. Allora, mi capita spesso su Telegram che mi facciano degli screen di commenti su altri canali in cui altri content creator praticamente danno contro la mia idea, che poi, se idea mia la possiamo definire, sul fatto che Eiichiro Oda utilizzi dei pattern nella scrittura di una storia. Però per capire questa affermazione qua e quindi capire perché Eiichiro Oda effettivamente usa un pattern a livello di scrittura, bisogna capire che cos'è un pattern a livello di scrittura. I pattern sono praticamente dei modelli, sono degli schemi ripetuti, una struttura ricorrente, ripetitiva, potremmo anche dire. E Eiichiro Oda nella sua opera fa continuamente ricorso ai pattern, a questi schemi, a livello proprio di scrittura della storia. Vi faccio un esempio concreto, la struttura degli archi narrativi. Ogni volta che la ciurma arriva in una nuova isola, inizia, cioè si avvia in quel momento una struttura ripetitiva, uno schema ripetuto, a livello proprio di narrazione. Quindi avvengono sempre più o meno le stesse identiche cose, nello stesso identico modo. Oda di base divide la narrazione di ogni isola in 5 atti, potremmo definirli tali, così, con un rimando quindi a quelli di Wano. Primo atto è praticamente l'apertura propizia e calma che serve a introdurre ai lettori tutti i personaggi e il contesto di riferimento, quindi eventualmente flora, fauna, l'architettura specifica, tutte le cose legate appunto all'isola di riferimento. E sempre il primo capitolo di ogni arco narrativo si chiama Avventura nell'isola, e nome, poi mette il nome dell'isola di turno. Quindi c'è sempre l'atto 1 che va a introdurre personaggi che poi diventano importanti anche, no, per tutto lo sviluppo dell'arco narrativo e le caratteristiche dell'isola stessa. Oda quindi prende tutti questi elementi dell'atto 1, che poi in realtà si rifanno allo schema del teatro Kabuki, perché Oda ogni arco narrativo lo ha sempre strutturato come se fosse un arco Kabuki, prende e ci mette la solita ragazza che fa da introduzione all'arco narrativo di riferimento. Quindi, per esempio, ad Alabasta c'era Bibi, a Skypiea c'era Connie, a Fishman Island c'era Kame, a Destrosa Rebecca, a Egghead adesso, per esempio, avevamo sia Lilith che Bonnie. Insomma, è un classico di Oda introdurre un personaggio femminile giovane, con un'età almeno visivamente parlando simile a quella dei protagonisti, che fa da introduzione all'arco narrativo e alle vicende di quell'arco narrativo. Ragazza che poi di base è proprio il motore narrativo, cioè è la ragazza che attraverso la sua conoscenza dei protagonisti li spinge a compiere determinate azioni. Senza Rebecca, Luffy non combatteva contro Doflamingo. Senza Bibi, Luffy non andava ad Alabasta a combattere contro Crocodile. Senza Conis e il tentato omicidio del padre, Luffy non si attivava per andare a menare i sacerdoti di Skypiea, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte queste vicende legate a questo personaggio sono il secondo atto di ogni arco narrativo di Eiichiro Oda. E infatti vi ho fatto già vari esempi, no? Proprio per capire come si sviluppa questo secondo atto. Il terzo atto invece è quello dei flashback, è quello colmo di drammaticità, quindi è quello in cui di solito vediamo i flashback legati al personaggio femminile o ad altri personaggi introdotti in quell'arco narrativo. Volendo usare l'ultimo arco narrativo in corso, quello di Egghead, potremmo dire i flashback di Kuma e di Bonnie. Quello è il terzo atto classico, canonico dello schema, del pattern della narrazione di Eiichiro Oda. Quarto atto è quello della battaglia, quello in cui praticamente si arriva a menarsi, esattamente come nell'atto del teatro Kabuki. Il quarto atto del teatro Kabuki, esattamente come il quarto atto di ogni arco narrativo di Eiichiro Oda, è quello delle mazzate, che possono essere ignoranti o meno ignoranti, ma comunque combattimenti, in cui si arriva al climax, no, del lato battleboarding dell'opera. E poi c'è il quinto e ultimo atto, quello di festeggiamenti, quello in cui passano i giorni, si distende la narrazione, ci sono le mega feste con i brindisi, gli affreschi, cose che ci sono in ogni arco narrativo, perché chiaramente la convivialità, il cibo, l'unione attraverso i brindisi è una parte fondamentale dell'opera di Eiichiro Oda, ma che lui attinge appunto come schema narrativo dal teatro Kabuki. Bene, vi ho fatto questo piccolo riassunto della struttura narrativa di ogni arco narrativo di Eiichiro Oda, solo per farvi capire che è chiaro a chiunque abbia un minimo studiato narrazione che Oda utilizza i pattern per scrivere la propria storia. Ma il concetto di pattern non si applica solo alla struttura dell'arco narrativo, lo si applica addirittura alla creazione di personaggi. La ciurma di Kaido ha tutti i membri con nomi di carte da gioco, la ciurma di Big Mom ha tutti i personaggi con nomi e poteri legati alla questione dei dolci del cibo. La ciurma di Kaido come poteri invece erano tutti Zoan. Quindi c'è questa cosa qua, no? Cioè Oda usa dei nuclei tematici, dei pattern anche all'interno della creazione dei personaggi. Pensate, no, all'inizio della storia, la ciurma dei gatti.
Quindi tutti, a partire da Kuro Neko, che era il capitano, no? Kuro, tutti quanti poi vanno lì a avere le fattezze di un gatto. C'è la ciurma delle rose, c'è la ciurma degli insetti, ci sono la ciurma degli yokai. Ci sono sempre questi schemi qua, perché non solo sono funzionali alla scrittura e quindi anche alla comprensione del lettore, perché se tu fai uno schema di quel tipo, per il lettore è più facile inquadrare subito i personaggi che hai di fronte, ma è anche più facile a te che scrivi, perché nel momento in cui decidi che una ciurma ha quel nucleo tematico, tutto ruoterà intorno a quel nucleo tematico, ti sbrighi e velocizzi la faccenda dal punto di vista della scrittura, e considerando che Oda scrive di settimana in settimana la sua storia senza grandi tempi di riflessione, è un ottimo espediente, è un ottimo escamotage, quasi necessario, però di necessità, come dico sempre, si fa anche virtù, e Oda fa virtù. Quindi insomma, ripeto, è chiaro che Eiichiro Oda usa i pattern per scrivere la propria opera. Come si collega però questa cosa al fatto che per me e per Eiichiro Oda ci saranno di nuovo reclutamenti in ciurma? Beh, per esempio possiamo dire il capitolo 1. Nel capitolo 1 il protagonista della storia dice espressamente che vuole almeno 10 compagni. In questo esatto momento, al capitolo 1119, Luffy ha 9 compagni. Vuol dire che per rispettare ciò che lui stesso ha detto e che quindi Oda ha promesso nel capitolo 1, gli serve almeno un altro compagno, ma almeno 10, quindi da 1 a più. Perché, come sempre, dico che per me i reclutamenti nel nuovo mondo saranno 4 e non 2, quindi con Jinbe e un altro basta per arrivare a quei 10 promessi nel capitolo 1? Perché in realtà il pattern narrativo di Oda, la struttura che ha dato alla sua opera, è estremamente legata anche al numero di reclutamenti. La sua opera è quasi palindroma, nel senso palindromo è una parola che inizia, arriva a metà e poi la parte finale è come la prima metà, tipo Anna è una parola palindroma, no? Che indipendentemente che la leggi dall'inizio o dalla fine, quindi dall'inizio verso la fine o dalla fine verso l'inizio la leggi uguale, come Tenet, no? Che è poi il nucleo tematico del film di Christopher Nolan. Ecco, quello è un palindromo, e per certi versi la struttura narrativa di Eiichiro Oda è una struttura palindroma. Perché? Perché è talmente maniacale nella scrittura, è talmente preciso nella stesura della sua opera, che non solo ha utilizzato la struttura in quattro atti per l'intera storia, quattro atti che è la narrazione tipica giapponese, ma addirittura la segmentazione di ogni atto è quasi speculare. Considerate che, e questo ne abbiamo affrontato più volte nelle live, quelle proprio sull'analisi narratologica di One Piece, che se l'atto 1 dura 100 capitoli, l'atto 2 dura 400 capitoli, l'atto 3 è durato 400 capitoli, quindi ci aspettiamo un atto 4 con circa sempre 100 capitoli. Ma addirittura lo stesso mondo, cioè la geografia del mondo di One Piece, quindi la geografia che Oda ha creato, è pensata e divisa in base alla struttura in quattro atti. Quindi tu hai il primo tratto di mare, poi hai il secondo tratto di mare nella Grand Line che viene divisa in due, quindi hai l'atto 1, l'East Blue, atto 2, che è tutta la parte del paradiso della Grand Line, atto 3, il nuovo mondo, e l'atto 4, che è appunto la parte finale con in teoria il raggiungimento di Laftel e tutte quelle cose lì. Per quello dico che sembra quasi palindroma, no? Perché tu hai 500 capitoli da una parte, circa, e sto approssimando per difetto chiaramente, e poi circa 500 capitoli dall'altra parte, arriveremo poi dove arriveremo in base a quanto servirà allungare, ma ci sono veramente delle cure maniacali da quel punto di vista da parte di Eiichiro Oda. Quindi nel momento in cui lui crea tre porzioni di mare con tre atti, no, che devono poi culminare nel quarto e ultimo atto con l'afti e la guerra finale, e tu nell'atto 1 li fai prendere 4 membri, nell'atto 2 li fai prendere 4 membri e gli fai promettere che deve avere almeno 10 compagni, è chiaro nella mia testa quantomeno che si arriverà ad altri 4 reclutamenti nel terzo atto di One Piece, proprio perché Oda ha questa struttura estremamente maniacale, estremamente precisa. Poi, volendo tirar fuori altri elementi, no? Il fatto che Oda stia puntando tantissimo sulle connessioni e parallelismi tra il personaggio di Joy Boy e il frutto di Nika, quindi Luffy in quanto erede di Joy Boy è fruttato col frutto di Nika, e il ruolo messianico, no? Quindi figura promessa che deve portare la pace, fare cose, divinità, no? Come puoi non collegare i discepoli del Messia con i sottoposti di Giurma di Luffy? Cosa vuol dire messianico? Con messianico intendo legato al Messia, cioè Gesù Cristo. I discepoli di Gesù Cristo erano 12, per cui i sottoposti in quel parallelo messianico di Luffy sarebbero 12. Adesso ne ha 9,
vuol dire che ne mancano appunto tre. Quello con messianico. Ma poi ripeto, è proprio Ichiroda nel capitolo 1 che ci dice che ci saranno almeno 10 reclutamenti. Almeno 10. Siamo a 9, quindi ne manca almeno uno. A quel punto, proprio per una questione, ripeto, di regole che Oda si è praticamente autoimposto, ne devono entrare altri 3. E chi potrebbero essere, secondo te, questi nuovi reclutamenti? Beh, visto e considerando che Vivi già era stata in ciurma, adesso è saltato fuori che pure alla D è ricercata dal governo, quindi ha anche bisogno di protezione, e la sua antenata viaggiava con Joy Boy. E io a questo punto penso che Oda voglia farla entrare in ciurma, anche perché lo stesso Ichiro Oda durante il Reverie ci ha mostrato che lei si è allenata, si è potenziata, riesce a fare delle acrobazie, cose che in passato non riusciva a fare. Comunque aveva delle capacità uniche e peculiari, una cosa fondamentale nella ciurma. A livello di marketing non è necessario che i fan l'accettino, perché per i fan è già membro della ciurma, solo che non viaggia con loro. Ricordiamoci che addirittura nei vari databook, forse anche nel Vivrecard, non sono però sicuro del Vivrecard, ma nel databook sicuro, figura addirittura come Nakama della ciurma. Per cui se lei a una certa decidesse di entrare in ciurma, quindi da dov'è con Morgans finisce con i Mugiwara, può entrare e non sarebbe un problema per nessun lettore, immagino. E a quel punto, anzi, ritornerebbe un personaggio in vista, in auge, si possono giocare di nuovo un sacco di cose a livello di marketing con action figure, gadgetistica varia ed eventuale. Quindi è un personaggio in realtà molto comodo da far entrare in ciurma. Oltre al fatto che da una parte abbiamo il musicista, lei vi ricordo che era una ballerina, aveva questa capacità non solo ipnotica ma anche di danza, quindi può anche avere quella sfaccettatura, tra virgolette, ruolistica all'interno della ciurma. Quindi, al lato intrattenimento c'è il musicista, ma c'è anche la ballerina. Può funzionare veramente tranquillamente. Oltre al fatto che, ripeto, cioè, pure la D è discendente di una che viaggiava con Joy Boy, ha senso che alla fine della questione rimanga alleata del nuovo Joy Boy, partecipi attivamente alla Grande Guerra. Cioè, si vendicherà della morte del padre, immagino, presumo, suppongo. Ma poi possiamo nominare Yamato, possiamo nominare molti personaggi in realtà già in gioco. Forse Bonnie, anche se è strano, perché è molto piccola, Bonnie ha 12 anni, a me un po' turberebbe Bonnie in ciurma in effetti. Però, insomma, cioè, si arriva facile volendo ad altri 3 reclutamenti, scegliendo appositamente dei personaggi che non creerebbero problemi in seno ai fan. Perché poi il grande problema di Ichiro Oda è quello, cioè Oda può mettere tutti i reclutamenti che gli pare, e il problema poi è farli accettare al pubblico, cioè che i lettori accettino tranquillamente il fatto che c'è un nuovo membro, perché i fan sono persone orribili e per qualche motivo hanno sempre da ridire sui reclutamenti. Cioè c'è gente che ha droppato One Piece con il reclutamento in ciurma di Jinbe che era stato annunciato nel 2008, ed è arrivato 10 anni dopo, comunque c'è gente che ha droppato perché One Piece non è più lo stesso. Che è vero che One Piece non è più lo stesso, ma non è che non è più lo stesso per i reclutamenti in ciurma, anzi sono schemi, ripeto, chiari, evidenti da 20 anni ormai, quindi boh, secondo me è solo questione di aspettare che arrivino, tutto là, al netto di quello che magari dicono su altri canali nei miei confronti. E d'altronde che ne so io di narratologia, no? Io non so niente, non capisco niente, non so analizzare i fumetti, io che ne so io di fumetti, no?